A Porto Gruaro rischia di chiudere il più antico cantiere navale del mondo, rischio chiusura dopo 18 generazioni per mancanza di eredi. Inviata Carlotta Manno. 1438, quando arriva a Venezia all'arsenale un proto, no, di origine araba, il cui nome era il Khan Mufti, detto Camuffi per semplicità di pronuncia. 18 generazioni e mai un passo falso, mai un errore. Questi sono i cantieri navali Camuffo di Porto Gruaro, i più antichi al mondo, 600 anni di storia. Pezzi unici, tutti costruiti in legno, che hanno valso a queste imbarcazioni il titolo di Stradivari del Mare. E tutte hanno avuto un successo notevolissimo, nessuna ha stonato. Da questo cantiere sono passati clienti di tutti i generi. Vorrei dire Napoleone, ma non c'entra, insomma, ma Napoleone era cliente. Persino Napoleone commissionò agli antenati di Marco e Giacomo uno dei suoi vascelli. Con 15 delle loro imbarcazioni fu vinta la battaglia di Lepanto, un albero genealogico loro che occupa un'intera parete. L'ultimo posto è per Giacomo, 85 anni, e Marco, 83, niente figli, niente eredi. Ma nessuno a cui insegnare il mestiere. Abbiamo insegnato 85 allievi negli ultimi 50 anni, no? E tutti quanti hanno superato la prova dell'operaio, non del costruttore navale. È mai arrivato qualcuno che l'abbia proposto, voglio rilevare il cantiere? Ogni giorno uno. E lei cosa risponde? Ci penso. E così loro aspettano, finché non arriverà, ci dicono, l'uomo con il mare nel cuore.